Adesso ci avviamo alla conclusione, però ecco, penso che come sempre è una conclusione che merita intanto il nostro affetto, perché è una persona che ha testuggine e ha portato avanti questo progetto sin dall'inizio, è una persona speciale, una persona che merita tutto l'onore, perché come diceva Ali, è una persona diversa dai vecchi politici e quelli che siamo anche in questa sala, diversi dai vecchi politici. E questo è il nostro presidente Mario. Perché avete fame, immagino, quindi vero? Roma oggi è bellissima, quindi merita proprio il dovuto complimento a questo giorno, che però ricorderemo perché ci siamo trovati in tanti, perché veniamo da esperienze di lotta, siamo stati davvero per le strade per mesi, non sotto campagna elettorale, ma quando era difficile farlo perché non dovevi chiedere il voto in cambio. L'avete fatto a novembre, a dicembre, a gennaio, non c'erano le elezioni il giorno dopo. Non siamo quelli che si svegliano sulla cannabis light a 15 giorni dal voto, quando invece da un anno il popolo della famiglia pone il tema, da quando il Comitato Superiore di Sanità aveva indicato al ministro Grillo che in quei negozi viene spacciata sostanza nociva per giovani e donne incinte. E noi gli abbiamo detto lì quel giorno al ministro dell'Interno: intervieni. Se l'è ricordato a 15 giorni dal voto. Questi sono i meccanismi. Io penso che chi ha fatto campagna elettorale, chi ormai da anni milita nel popolo della famiglia, ha capito che forse il pregio più grande che abbiamo, che noi sveliamo i codici. Ci sono dei codici con cui la politica agisce, con cui sostanzialmente frega le persone. E noi sveliamo i codici. Quando li vediamo dire, no, adesso siete bravissimi, quando leggete sul giornale la frase, no, di annuncio, oggi da un'altra parte qui stanno presentando l'assegno per il figlio, vagamente copiato un pochino, ma al di là, no, ma noi siamo contenti quando ci copiano, non è un problema. Il problema è che lo presentano a Zingaretti e Di Maio. è lì che c'è il sussurro. Ho scritto a Gigi De Palo, così, insomma, amichevolmente e affettuosamente. Questi hanno fatto una legge finanziaria da 35 miliardi di euro e non ti hanno dato un euro sulla famiglia. Adesso gli dai a lui e a Zingaretti la proposta dell'assegno per il figlio. Allora ti piace essere fregato, glielo scritto più brutta alla Mario, insomma. Ma la sostanza era quella. Ma allora ti piace. Poi siete bravissimi, ma avete capito? Quando c'è due punti aperte virgolette annuncio, la prima cosa è chiedere sì, ma i fatti? Questo è il tema. Noi non abbiamo un parlamentare, non abbiamo uno. Loro hanno 400 parlamentari che in questo momento stanno tutti parlando magicamente di famiglia o di problema della natalità o appunto vanno a dire assegno per il figlio. C'hanno 400 parlamentari, ma noi abbiamo 59.143. Non a chiacchiere, perché loro con 400 parlamentari non hanno presentato uno straccio di proposta di legge, però parlano, cianciano, chiacchierano in campagna elettorale, tutti bravissimi. C'è la Meloni che dice: oh, la natalità, l'avete vista, no? Oh, scrivi Mussolini, la natalità,
Mette un attimo, noi abbiamo preso le firme, abbiamo fatto un atto politico, siamo andati alla Corte di Cassazione il 10 novembre, Mario Campanella c'era, te lo ricordi, non ti hanno fatto entrare, che ti hai riscontrato il documento come al solito, oggi non ti ho fatto parlare, è proprio un disastro, ma Mario Campanella c'era, quel giorno è stato lì, pure se non poteva mettere che si era scordato il documento, siamo fatti così, noi abbiamo un po' queste cose surreali, come Chiara che non si fa convalidare la firma, perché siamo tutti attenti agli altri e non a noi stessi, che è il bello dell'essere popolo della famiglia. È proprio il bello, è proprio il bello, quello che siamo. Siamo un noi e non un io. Nessuno di noi sta qua perché ne otterrà nulla, se non la sensazione netta di aver fatto ciò che è giusto, netta, di aver dato al Parlamento, in cui noi crediamo, tant'è che ci misuriamo democraticamente con le elezioni, uno strumento, cioè una proposta di legge di iniziativa popolare, seguendo i dettami costituzionali, seguendo l'articolo 71 e tutte le procedure conseguenti, noi diamo al Parlamento rispettosamente, pur non essendo membri, uno strumento, disegno di legge da poter discutere domani stesso. Per fare cosa? Per battere davvero, davvero la denatalità. Perché nel minuto stesso in cui il reddito di maternità fosse approvato, noi avremmo gettato la bomba nucleare sulla denatalità, avremmo battuto definitivamente, vinto definitivamente questa battaglia. Da cristiani, sempre quelli dell'ultimo banco di chiesa, non ci permettiamo di andare a predicare. Non siamo quelli che spiegano al Papa come deve fare il Papa, ai vescovi come devono fare i vescovi, noi siamo lì rispettosamente da una parte, però abbiamo anche costruito l'unico vero efficace strumento contro l'aborto in questo paese, ed è ancora una volta il reddito di maternità, è quello che voi avete fatto, che voi avete fatto per le strade, facendo insomma un cammino che non è stato solo questi ultimi 5 mesi, ma viene da anni. Oggi mi sono quasi emozionato, io non mi emoziono mai, perché ho capito che bisogna stare attenti con la testa e col cuore e mai andare alla pancia, ma mi sono quasi emozionato quando Massimiliano Zannini, dov'è Zannini? Eccolo là, ha postato oggi il ricordo, 5 anni fa eravamo a Venezia a presentare Voglio la mamma, una delle primissime date di presentazione di un piccolo libretto rosso che diceva attenzione, attenzione che siamo sul piano inclinato, ed è pericolosissimo. Allora no, uno fa fatica, elabora, scrive. C'era Eleonora Pagano, dov'è Eleonora Pagano, che è mai arrivata da Messina? Eccola qua, candidata alle europee, Eleonora. Insieme a Elena Di Pietra, la voglio salutare, le siciliane che arrivano da lontano. Eleonora aveva quel bellissimo maglione verde con scritto o capiamo o moriamo, è questo il tema. O noi su questi temi comprendiamo che la questione è determinante, decisiva, è la nostra esistenza stessa che è in gioco, ma la nostra esistenza stessa di esseri umani, o noi non andremo oltre. Noi saremo lì a discutere se Siri sì, Siri no, i gialli, i verdi, i rossi e i neri, quando qui la questione centrale è che la piccola Ioanna Benedetta, che avete visto qui fuori, la mia ultima nata, ha 6 mesi e secondo le medie studiate dall'OCSE ha un'aspettativa di vita di 104 anni. L'aspettativa di vita media di un neonato del 2018-2019 è 104 anni. Noi oggi abbiamo già adesso l'aspettativa di vita di 87 anni per le donne, 84 per gli uomini. Come potete pensare che la soluzione a un quadro di welfare dove toccherà pagare le pensioni per decine di anni sia fare quota 100? È evidentemente qualcosa da sbrindellati mentali, perché la vera soluzione che stanno proponendo, l'avete capito o no, che ieri il segretario del Partito Democratico, quello a cui stanno presentando l'assegno per il figlio, ha detto che la grande legge che bisogna fare è quella sull'eutanasia. L'avete capito o no che è quella la frontiera? La frontiera della vita è una frontiera che riguarda tutti noi, ma
altrimenti la generazione di Ioanna Benedetta sarà la generazione che sarà stata formata per decenni a pensare che l'eutanasia, la soppressione di un anziano, di un affaticato, sia un atto di libertà per l'ucciso, e quindi lo faranno come fanno oggi gli aborti a centinaia di migliaia. E questa sarà la nuova vita del nostro continente. Quando noi diciamo reddito di maternità, diciamo distogliamo risorse da altre questioni, per esempio diciamo no all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza, ma utilizziamolo per investire sulla vita e sulla famiglia, noi non compiamo solo un atto di tipo economico-sociale, noi indichiamo un territorio valoriale, perché diciamo la vita viene prima. La vita viene prima, non si sopprimono gli esseri umani, non si sopprimono i deboli, non si sopprime il bambino non nato, non il depresso, non l'affaticato, non l'ammalato, non l'anziano, non il disabile, perché da qui corre la dignità che deriva dalla radice culturale d'Europa, del nostro paese. E noi siamo questa cosa qua. Noi siamo il giuramento di Ippocrate, noi siamo una cultura giuridica, prima di tutto giuridica, che prevede nel nostro ordinamento che la vita umana non sia un bene disponibile. La rivoluzione è qua, nella difesa di questo elemento centrale. Perché nella sfida delle europee la vera battaglia che mi interessa è aver messo quelle parole, peste bianche, avete notato quelle parole? Lo usate, erano le mie reminiscenze storiche, nel XIV secolo l'Europa venne falcidiata, fatto il laureato in storia per una volta, dalla peste nera in 5 anni, decine di milioni di morti, e ancora oggi, sono passati 700 anni, noi ricordiamo quella con la pagina più tragica in assoluto, più delle guerre mondiali, in termini demografici per l'Europa. Possibile che davvero davanti a questa peste bianca, in cui nessuno dei 28 paesi europei riesce a fare il tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna, e in cui l'Italia tra i 28 paesi europei è maglia nera con 1,3 figli per donna, non si riesce a fare e a dare una risposta concreta, operativa, normativa, culturale, valoriale su questo che è il tema centrale? Sapete perché non la danno? Perché considerano il tema della vita tema marginale. Anzi, ritorno al mio côté romanesco, perché la loro teoria vera, che si potrebbe chiamare in termini aulici neomalthusianesimo, è meno semo, meglio stamo. Questo è il concetto tremendo che è al cuore di una politica che riguarda complessivamente la demolizione dell'istituto familiare, perché nell'istituto familiare c'è l'antidoto a quel veleno. È solo la famiglia, per questo noi siamo il popolo della famiglia, che genera l'antidoto a quel veleno. Perché quando è DJ Fabbo il disabile grave da sopprimere, tu ti senti, no, quasi naturalmente empatico ormai, perché i media ti hanno costretto a avere quella visione, per cui quando DJ Fabbo va in Svizzera a suicidarsi cominci a pensare, ma se forse fossi anch'io in quelle condizioni. Poi quando DJ Fabbo è tuo padre o un tuo relazionato, un tuo figlio, come era la mamma di DJ Fabbo, che infatti non voleva l'eutanasia, allora lì cambia tutto. Allora lì cambia tutto. La famiglia è l'antidoto, anche nella condizione più disperata e più disperante, accanto al tuo familiare tu vuoi esserci, anche in quella fase di dolore, anzi in quella dimensione di dolore la tua vita raccoglie un elemento di senso in più. Questo è quello che i laicisti
i nichilisti, i senza Dio non riusciranno mai a comprendere. Ed è per questo che noi, alla base della nuova Europa, perché questa Europa la rifiutiamo, l'Europa dei banchieri, l'Europa dei burocrati, l'Europa che strozza i popoli, non ci interessa. Alla base della nuova Europa c'è quella radice cristiana che quei burocrati negarono a San Giovanni Paolo II quando si inginocchiò e mandò una lettera al massone Valéry Giscard d'Estaing, allora capo della Costituente Europea. Giscard d'Estaing disse sprezzante: non datemi neanche quella lettera del Papa. Papa Francesco, nel viaggio a Sofia, facendo una battuta proprio pochi giorni fa, ha detto: ebbene, Dio si è vendicato, perché questa è la condizione. L'esito non può che essere la condizione da Stato totalitario, ricordatelo sempre, non sono le democrazie a generare le norme su eutanasia e aborto, sono sempre stati totalitari. Nel 1919 l'aborto è codificato dall'Unione Sovietica di Lenin, l'eutanasia su larga scala viene praticata con la Action T4 da Adolf Hitler nel 1939. È lì la genesi. La democrazia o recupera i valori profondi del suo essere antitetica ai totalitarismi. L'ho detto ieri a Sky mentre venivo intervistato, mi volevo infilare in mezzo al dibattito casa Pound sì, casa Pound no, le stupidaggini idiote del nostro tempo contemporaneo. Io ho detto: per me comunismo e fascismo sono totalitarismi che hanno insanguinato e fatto piangere l'Europa. Costituenti d'Europa, che sono De Gasperi, Schumann, Adenauer, a cui ci riferiamo mettendo la parola, la dicitura Partito Popolare Europeo, il nostro simbolo, avevano in mente un'altra Europa. E a Nicola Zingaretti, a Emma Bonino, ma anche ai pavidi dell'attuale maggioranza di governo, a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che non osano dire una parola a difesa della vita e contro l'eutanasia, mando il messaggio del popolo, della famiglia: vi braccheremo fino al 24 Ma questo è il passaggio necessario, e come capite non è nell'agenda dei media, diceva bene Walter Boero, no? Se ci dessero modo di parlare di questo, magari la sensazione sarebbe diversa. Sentivo Don Antonio, c'è Don Damiano ancora in sala, vedevo Don Damiano arrivare, no? Con la talare, quanto mi piace il sacerdote con la talare, grazie. Segue in diretta un caro amico, Don Ottorino Baronio, che sta seguendo la nostra diretta dicendo che il PDF è chiarezza della verità, la verità della vita, della famiglia, dell'uomo. Grazie e che Dio vi benedica. Questa vicinanza che sentiamo, i nostri pastori, no?
c'è un clima nuovo, sempre faticoso ovviamente, sempre con una dialettica complessa, ma da un anno a questa parte aver fatto quei passi in più, essere andati fin sul sagrato di San Pietro con le nostre bandiere. Io, Andrea Brenna, oggi ti ho tagliato dagli interventi, però avevi già parlato. Ecco, perché c'era via, esatto, ho fatto esattamente quel calcolo. Io mi ricordo quella giornata dal Papa, e noi lì abbiamo tratto la spinta, diciamoci la verità, per fare tutto quello che è stato possibile fare in questi mesi, con un grazie particolare alle nostre donne straordinarie. Quando io penso a Lucianella Presta, a Cristina Zaccanti, a loro meraviglioso, sono delle presente il banchetto della limonata di Lucy, la chiamavo io, lì sembrava limonata 1 cent, un banchetto, una persona, e cercavi di prendere firme a gennaio, cioè mi si stringeva il cuore, una cosa proprio di una bellezza. Ma vedo storie straordinarie di tutti noi, è stata già citata, ma la voglio ricitare, perché Gabriella D'Amato ieri in televisione, cioè Gabriella, cioè, ecco, davanti all'Ara Comi, europarlamentare potentissima, davanti a quello del PD e della sinistra, posso dirti, hai rappresentato le nostre ragioni in maniera straordinaria, sei una meravigliosa, meravigliosa. Penso a Gianni Archetti, cioè qui davanti, l'ho visto, ecco qua Gianni. E a tutti gli amici, non voglio mettere mai in mezzo, però io un piccolo ringraziamento al Cammino Neacoto Comunale lo voglio fare, perché sono sempre grato a chi da meglio per il Cammino, io vi ringrazio i tanti candidati che abbiamo di Comunione e Liberazione, Alfonso Gambardella di Rinnovamento dello Spirito, un saluto a chi si sta spendendo, sapendo che non è facile, non è mai facile. Penso a... c'è Elena Di Pietro da qualche parte? Elena, da Castelvetrano, provincia di Trapani, paese di Matteo Messina Denaro. Ecco, avete saputo che in queste settimane si discute di come si siano arrivati fino al governo con i loro interessi, in qualche modo. Pensate se ci fosse Elena Di Pietro invece a rappresentare quel territorio, quanto sarebbe più bello questo paese. Così con i meravigliosi ragazzi di Alzano, la lista anche lì, in un territorio non semplice, voglio salutare, e ho un affetto particolare per quelli che si sono alzati col simbolo contro tutti, è una cosa molto difficile da fare, e allora i perugini, un applauso grande ai perugini, perché a Perugia noi siamo presenti, il nostro candidato sindaco che si chiama Iago Berni, c'è Marco Sciamanna che ho visto là, ecco, quindi un abbraccio Mazzotta, tutti gli amici. Candidarsi così da soli contro tutti non è semplice, e ride pure Fabrizio Filipponi a Sant'Egidio alla Vibrata, alzati pure te, con Federico Ruti in Abruzzo, anche lui un'altra esperienza. I piemontesi poi hanno fatto un'impresa oggettiva, cioè non è stata sottolineata abbastanza quello che è stato il Piemonte, cioè voi non vi rendete conto, loro sanno cosa abbiamo passato in quelle ore, in quei giorni. Abbiamo anche silenziato tante cose, ma sappiate che è stata durissima, e solo la tenacia di un popolo della famiglia particolare e straordinario come quello del Piemonte ha permesso quello che è un oggettivo di Mirko lo sa, l'abbiamo provato mille volte, noi alle regionali ci siamo mai riusciti a presentare perché le leggi sono sempre assurde. Voi avete superato degli ostacoli assurdi, quindi grandissimo, un grandissimo riconoscimento che va anche ad Antonia Bassignana e a Maurizio che non sono presenti, che sono noi che non sono presenti in questo momento. Mi permetterebbe un ringraziamento agli amici del PDF Roma, dai, insomma, Sottolineo sommessamente,
battendomi un po' il, no, diciamo così, da, orgogliosamente, che con 9.000 firme sono in cima alla raccolta per il reddito di paternità. Grazie a questo pagnaccio qua, è Nicola Di Matteo. Grazie. Non sapete quanto è stato faticoso, non ve l'abbiamo raccontato, ma tutto quello che è stato arrivare fino a qui, nel momento difficile, difficilissimo, in cui tutti erano al, no, svolavano gli avvoltoi col manifestino mortuario dicendo il PDF non ce la farà, non si presenterà alle europee, è morto, non esiste, insomma. Prima io ero abbastanza, prima o poi si voterà. No, io ero abbastanza tranquillo perché vi conosco, non avete la, diciamo, il look cadaverico. Io e al limite, se mai fosse, agli avvoltoi posso riccamente dare da mangiare io. Mi consento su di me. Allora, sì, dovevi fare una valanga di ringraziamenti. Adesso lui mi suggerisce uno, io ne dico un altro, così impara pure Nicola. E dove sono i Liguri sono un'altra realtà straordinaria, perché per arrivare dalla Liguria fino a qua non sembra, ma è un'epopea, lo so, perché ogni tanto la Liguria. Grazie mille, grazie a tutti. Poi ci hanno accusato pure perché abbiamo preso troppi voti, no? Ma proprio ultimamente. Domani si vota a Gela, bravi, per il ballottaggio. E allora, viva il popolo, la famiglia della Sicilia, viva Gela con suo figlio! E noi abbiamo preso il 5,64, mica solo a queste amministrative, pure alle politiche per il voto per 4 a Gela. Quindi bravissimi, siete straordinari e siete la nostra missione. Vogliamo diventare uno di voi. Grazie per avermi invitato con voi. Devo dire Zappulla, perché giustamente, dove è Zappulla? Gela, non c'è. Allora, arrivo anche Renato Messina, arrivo tutti gli amici di Gela che hanno fatto un lavoro straordinario, una fatica davvero, davvero immensa. Ci saluta anche il nostro Fabio Torriero, che è in giro per le sue mille attività, ma è stato determinante. Il nostro slogan «Viviamo ancora l'Europa» è stato evidentemente uno slogan determinante. I Veneti sono un'altra regione che vedo qui schierata, state facendo la diretta anche, questa è una cosa utile. Quindi grazie, l'amico Mara, grazie a tutti. C'è la candidata Paola Ganzi, c'è Paola? No, oggi non c'è. C'è Roberto, benissimo. Insomma, lì, anche lì è stata fatta un'impresa storica, anche perché a Venezia abbiamo costruito un bel rapporto con un sindaco particolare che si chiama Brugnaro, che è stato il primo coraggioso sindaco a schierarsi contro il gender. Quando vedo fare queste operazioni mi si apre il cuore, perché spesso dicono al popolo e alla famiglia: siete chiusi in un bunker, volete stare solo voi, isolati, che è del tutto falso. Noi da quando siamo nati siamo sempre stati aperti ad aggregare e a costruire fronti comuni, però con un solo impegno, non sulle cazzate, sugli impegni valoriali corretti e veri. Però siete troppo duri, però bisognerebbe togliere questo, togliere quell'altro. Finché ci sarò io alla guida del popolo e della famiglia, questa è la nostra mission, questo è ciò che noi porteremo in Italia e in Europa come caratteristica dei passi che abbiamo compiuto, con una promessa che vi ho fatto all'inizio del percorso. Questa storia, la storia del popolo e della famiglia, è una storia destinata ad arrivare al governo del paese.
vero, ha detto bene Paolo Alli su questo, noi siamo un'anomalia, ma guardate che nei momenti catastrofici, quando si affacciano le questioni che sembrano irrisolvibili, l'unica possibilità è quella che anche in economia ormai si studia come l'avvento del cigno nero, cioè di quella anomalia di sistema che poi riesce a rimettere in quadro tutto ciò che c'è da rimettere. Noi siamo esattamente questo. Noi siamo sì un'anomalia, ma non l'unica. In giro per l'Europa e per il mondo tante anomalie cominciano in politica a essere impegnate e a dimostrare che dei frutti si possono raccogliere. Non mi ricordo chi era, Massimo Pistoia forse, c'è Massimo? Non c'è, eccolo là, come c'è? Serafina Ceraci, subito, non c'è, eccolo là. Massimo Pistoia, autore di questo straordinario concertone di Cesena dove siamo giocati, no? Mi mandava l'altro giorno in chat privata dicendo devi pubblicarlo, l'immagine del governatore della Georgia che aveva approvato la legge sull'antiabortista in Georgia, vero? Come al solito io sono un discolo, non ho eseguito l'ordine e non ho pubblicato la foto della notizia. Perché avrei dovuto spiegare molte cose, in questo momento è complicato spiegarle, però sostanzialmente lo dico ora a voce che sono qui con voi. La Georgia è uno stato degli Stati Uniti, ha varato una norma valente sul territorio statale che cancella sostanzialmente l'aborto se non per gravissimi motivi, entrerà in vigore nel 2020, ma la verità massima è che quella norma sarà contestata a livello di Corte Suprema, quindi di fatto verrà immediatamente impugnata, quindi è purtroppo una norma inefficace, fino al giorno però in cui la Corte Suprema, che grazie a un'altra anomalia di sistema che è la presidenza americana che abbiamo attualmente, ha cambiato gli equilibri di Corte Suprema. Fino a un anno fa sarebbe stato semplicemente impensabile, oggi gli equilibri in Corte Suprema sono diversi. Quindi la politica, quindi l'anomalia rappresentata dalla presidenza americana, l'altra anomalia rappresentata dal governatore della Georgia che pare strano e però vara una legge così, il partito cristiano norvegese che accetta di andare in coalizione ma a patto che si riducano drasticamente le politiche di soppressione sistematica dei bambini down in Scandinavia, che è una vergogna assoluta che c'è in Europa. Queste anomalie sono quelle che sono in grado di combattere la partita che conta, perché noi non abbiamo la famiglia come sedicesimo punto del programma da mettere in giro solo sotto campagna elettorale per raccogliere i voti. Per noi la vita e la famiglia è la ragion stessa d'essere del PDF, molto semplicemente. Quindi cosa stiamo facendo ora? Perché dovete fare quello che ha detto il professor Boero, cioè andare a rompere le scatole a ogni singolo vostro conoscente di ogni natura, partendo dai conoscenti a dimensione familiare? Testimone mia madre che in sala non sa quanto gli rompo le scatole per andare a prendere i voti anche del suo edicolante e del suo barista, perché si parte dalla famiglia e molto spesso non ci votano manco tutti in famiglia, ricordatevelo. Quindi si parte da là, poi si comincia a allargare la cerchia, dopo che hai cominciato zii, cugini, no? Cognati, è Grillino il cognato suo, dopo si va a conquistare la cerchia ulteriore, poi la cerchia ulteriore esattamente come ha detto Boero. Noi adesso dobbiamo diventare degli stalker per 15 giorni, perché non abbiamo gli strumenti dei media, abbiamo 800 minuti a Salvini, 8 a noi, questo è il rapporto, per una legge si chiama par condicio, un applauso alla par condicio, incredibile, legge totalmente disapplicata, ma abbiamo questo strumento, quello che non viene percepito, che è pulviscolare ma determinante, ricordatevelo, non lo state facendo per avere un risultato elettorale, per chissà quale tornaconto, probabilmente nessuno di noi sarà eletto,
ma quello che costruiremo, se si svegliassero anche solo con un popolo e una famiglia al 2% il 26 di maggio, noi avremmo terremotato il sistema politico italiano. Quando io vedo i sondaggi che danno Walter Bora al 2,9%, dico vabbè, faccio pure lo sconto, va bene così, firmo, d'accordo? Perché il passaggio successivo è quello dove ci giocheremo la partita vera. E se il popolo e la famiglia dimostrerà che ha tenuto almeno i consensi del 4 marzo, o auspicabilmente è cresciuto ed è capace di elemento aggregativo e ha il coraggio di sfidare, perché è pronto a sfidare, il centrodestra in posizione autonoma come facciamo a Perugia, a Sant'Egidio, Regione Piemonte, oppure in coalizione come facciamo in altre realtà dove siamo in coalizione, o anche in coalizione civica contro il centrodestra come ha fatto Nicola Di Matteo con gli accordi che abbiamo preso a Gela, noi dimostriamo che nel piano politico sappiamo muoverci e non siamo obbligati a stare con nessuno. Noi possiamo scegliere però di stare. E in una partita politica prossima, dove anche un 2% può essere determinante, vi assicuro che avere questa libertà di poter scegliere con chi costruire il futuro vuol dire poter imporre la nostra agenda politica a chi vorrà contrarre un'alleanza con il popolo e la famiglia. E allora lì varrà la qualità del giocatore di poker, diciamo così, che sa mettersi a un tavolo anche con le carte non migliori del mondo, ma come mi è capitato nella vita, arrivare alle finali dei campionati mondiali. Cioè bisogna a quel punto mettere a massimo sistema possibile questa nostra utilità politica marginale, che pare marginale solo agli stolti, che chi ha studiato economia politica sa bene che l'utilità marginale è l'utilità determinante che consente di fare le cose. Noi saremo questi. Noi abbiamo costruito tutto questo impensabile percorso dal 4 marzo del 2016 a oggi per arrivare al governo del paese, e noi alle prossime politiche ci arriveremo, perché ciò che stiamo proponendo al paese ha una sua risposta immediata. Lo avete visto raccogliendo le firme, lo avete visto che siete capaci di parlare con queste tematiche che abbiamo messo nel nostro programma, non al nostro inner circle ma al paese tutto intero, al paese tutto intero. Per questo la nostra proposta, le nostre proposte, la nostra ragion d'essere deve essere ora spesa con il paese tutto intero, con tutti gli interlocutori possibili, che oggi davanti a questo orrendo spettacolo della politica ridotta a twitta, bande, a moscerino rosso, a tu c'hai la come ha detto ieri Conte, l'illusione ottica, eh sì, mo comanda Conte, è un altro fenomeno, e quegli altri che sono arrestati, avrete notato che c'è oltretutto una questione morale montante, imbarazzante su ogni altro partito politico. Il cittadino normale è spaesato. Sapete perché è spaesato? Perché è ormai sradicato. I partiti, le appartenenze, le vecchie storie non esistono più, e ha un disperato bisogno, una vera fame di verità e di radice. Offrite il vostro sostegno a queste persone, offrite il sostegno profondo della radice cristiana, che è la più bella e profonda che si possa offrire in qualsiasi territorio. Ricordate sempre, e concludo, che quelli di noi che credono, quelli che noi vanno a messa, quelli che noi, di noi che sono spinti fino a qui anche dalla fede, hanno avuto un incontro con Cristo che ci ha cambiato la vita. E sapete perché ci ha cambiato la vita? Perché siamo nel tempo di Pasqua e ricordiamolo sempre, perché è l'uomo che ha sconfitto la morte. Alla fine del nostro viaggio, alla fine del viaggio di ciascun essere umano, quello che noi cerchiamo è un qualche approdo rispetto alla disperazione,
all'idea di essere fatti per il nulla. E allora questo nostro esserci, lo dico con Heidegger, questo nostro esserci, essere qui ed ora, che non ha a che fare con dimensioni che vogliamo assumere come predicatorie o metafisiche, però ha il senso profondo di comunicare a ogni singolo essere umano, ai felici, ai giovani, ai sazi, ma soprattutto agli addolorati, agli affaticati, agli oppressi, ai malati, agli anziani e agli ultimi, che c'è forza e c'è vita, perché c'è vita anche grazie a chi la vita l'ha fatta vincere persino sulla morte. Questa è la nostra missione profonda, essere conseguenti a questo incontro che ci ha rivoluzionato l'esistenza, senza il quale noi non saremmo qui. Grazie a tutti. Grazie.